Ok, sta Ok, arrivando. Sì, perfetto, grazie. la vediamo già anche in presentazione. Grazie, grazie. Buonasera a tutti e grazie a Giorgio, grazie a tutti i colleghi, perché veramente ho seguito varie relazioni, anche vedendo, diciamo, che c'erano molte cose che poi, diciamo, ritrovo, come ha detto anche prima Miceli, siamo poi tutti di una stessa. Così studio una stessa mentalità, di una stessa pasta, no? E le cose ritornano continuamente, ognuno dal suo proprio punto di vista. Io faccio una cosa abbastanza, visto che si è andati molto nel particolare, oggi, quindi non ci sarà bisogno di ripetere alcune cose, quindi io parto. Dunque, la modulazione del sistema immunitario, questa è la nostra giornata, e ecco, partiamo. Ok. Allora, io partirei dicendo che ci sono chiaramente all'interno dei campi, dei singoli campi di indagine, spesso delle correlazioni. Queste correlazioni spesso sono ostacolate proprio dalla mancanza di comprensione di queste intersezioni. E l'identificazione, l'intersezione dei punti di intersezione, di sovrapposizione di questi campi, ha contribuito all'ulteriore sviluppo della medicina, perché in natura è così. E quindi l'attività mitocondriale, stress cronico, sistema immune non sono campi che si intersecano, ma si sovrappongono notevolmente e si condizionano l'uno con l'altro. Allora, da queste intersezioni, da queste sovrapposizioni, arriva la visione energetica dello stress, con un focus sui mitocondri, ovviamente riflessi sul sistema immunitario. Mi occupo da parecchio tempo dello stress, qui farò chiaramente una rivisitazione dello stress molto ridotta, senza andare troppo nel dettaglio, perché non abbiamo neanche il tempo, dobbiamo parlare anche di altre cose. Quindi la pandemia, siamo in periodo di pandemia ormai da un anno e mezzo, la pandemia della sindrome stressogena è qualcosa che esiste invece negli ultimi decenni a tutta forza, insomma, è qualcosa che continuamente ci permea, è qualcosa che c'è nell'aria, come diceva una vecchia canzone. Quindi sulla stampa, qualche giornale e tante altre cose, lo stress ci fa invecchiare. Sì, questo ormai lo sappiamo tutti. Questi sono i sintomi dello stress, quei tabelloni che si mettono negli ospedali, spesso, oppure in altri ambiti, e vediamo che non sono completi e sono spesso un po' imprecisi. E infatti vediamo che, per esempio, non c'è ipertensione, le cardiovascolopatie, l'obesità, la sindrome metabolica, la perdita di memoria, le patologie orali fondamentali, che sono assolutamente, diciamo, importanti. La carie stessa, la malattia parodontale, c'è un'enormità di studi, ma dagli anni 60, che, diciamo, mette in evidenza quanto lo stress cronico sia importante nel determinismo e nell'aggravamento di queste patologie. Le sindromi signless, cioè fibromialgia, sindrome con segni ma senza sintomi, tipo la fibromialgia, l'affaticamento cronico, anche la cosiddetta Burning Mouth Syndrome, sindrome della bocca che brucia, che conta parecchi suicidi, perché più di tanto poi non si può vivere con un fuoco in bocca. Le difese immunitarie, tutti quanti si dicono sempre, sono basse, le difese immunitarie basse quando si è stressati, ma difficilmente sono basse, sono in certi casi, sono spesso invece alterate. Mi rifaccio a quello che ha detto l'amico Miceli prima, perché le risposte spesso shiftano in altre risposte che in quel momento non sono adeguate. Questo è il problema maggiore. Tutti questi sintomi non sono infettivi, ma sono molto contagiosi. Basta vivere con una persona che parla a voce alta e tutti strillano dopo un po'. Lo stress, le emozioni, la convulsività della vita moderna, come diceva un vecchio carosello, il susseguirsi di situazioni conflittuali, l'affaticamento psicologico, tutto questo porta a sintomi che sono i sintomi della costellazione ansiosa, l'apprensione, senso di attesa, la preoccupazione, la vigilanza, la paura sempre che ci cada qualcosa addosso e peggiori la situazione. E questo è proprio quello con cui viviamo continuamente. E tutto questo crea alterazioni dei sistemi più importanti, più determinanti, il neuroendocrino, l'immunitario, il neurovegetativo, fino ad arrivare allo scheletrico, al muscolare, la postura proprio. Ovviamente il demand, le richieste ci vengono dall'ambiente, a volte ci buttano nel panico perché non riusciamo forse a soddisfarle, abbiamo paura di non soddisfarle e questo ci crea appunto uno stress continuo. Ma anche per esempio IMU, TASI, IRPEF, IRAP, tutto questo che continuamente ci arriva addosso,
gli spostamenti delle date, le tasse che si fondono in un'altra tassa e ci sembra che sia scomparsa, invece c'è anche lì, tutto questo ci crea stress, che come si diceva anche prima, colgo molte cose dette già da prima, perché è bello che siano state già, diciamo, puntualizzate. Anche la rabbia è stress, la rabbia è insoddisfazione, e poi tutte queste cose che dobbiamo pagare, eccetera, eccetera, diciamo, i servizi, la sicurezza, i trasporti, l'igiene pubblica, la sanità, lo vediamo adesso, tutto questo non c'è, è molto carente, soprattutto quando ne abbiamo bisogno, e questo è stress, non veniamo ricambiati. Poi abbiamo lo stress metabolico, che è dato dal mancato e carente introito di nutrienti, ma anche dall'obesità, non solo dall'obesità, ma anche il sottopeso, e naturalmente il tipo di alimentazione di tipo così basso livello, il discount, l'alimentazione è qualcosa che quando introduciamo crea un'infiammazione, crea uno stress, qualcosa di strano, pensiamo addirittura poi se è qualcosa di bassa qualità. Le diete punitive, quelle note, il finocchietto, la carotina, la dieta è mangiare, non è non mangiare assolutamente, è o fai un digiuno fatto ben, diciamo, studiato, oppure non si fanno le diete punitive che stressano ancora di più, e le diete estremistiche, spesso carenti di fattori fondamentali. E poi naturalmente il burnout dei medici e degli operatori sanitari, da cui ne abbiamo tanto sentito parlare fino adesso, in cui siamo stati in crisi fino adesso, il metabolismo stressato, lavoro correlato, quello sul lavoro, lo sforzo enorme con richiesta, obblighi, eccetera, che poi ci sono scarse ricompense, scarse gratificazioni, e spesso poi c'è qualcuno che ci fa ancora più arrabbiare, che magari proprio fa poco sforzo e c'ha grosse ricompense non meritate. E poi viviamo in quello che Freud aveva già indicato 100 anni fa, il disagio della civiltà, una civiltà che è, non può non essere repressiva, non esiste ed impone delle costrizioni. Siamo, diciamo, ancora dentro questa cosa. La civiltà ha un prezzo, l'inibizione del soddisfacimento funzionale, che comporta una riduzione della felicità personale. Non possiamo più essere felici a favore di una maggiore sicurezza pagata però molto cara. Quindi la perdita della libertà, del piacere, e tutto questo viene disegnato come se fosse un obbligo, una necessità che ci potrebbe salvare, quando invece sta facendo molti danni, appunto i lockdown fino all'estremo, lasciamo perdere qualche ucraino. Hans Selye, a seconda di come lo si vuole chiamare, è giustamente considerato il padre fondatore delle ricerche sullo stress. Ha portato alla luce questo fenomeno che prima non si sapeva esattamente neanche cosa fosse, non si conosceva. E dobbiamo parlarne abbastanza adesso, un po' approfonditamente, per capire dove vogliamo arrivare. La sindrome generale di adattamento. Lui l'ha scritta, diciamo, l'ha disegnata, l'ha tratteggiata molto bene nel suo libro del 56, Stress of Life. È una risposta generale a specifica qualsiasi richiesta proveniente dall'ambiente. Quindi esistono i meccanismi biologici che presiedono alle risposte di adattamento di un organismo, un insieme di segni e sintomi coerenti fra loro, correlati, perfettamente organizzati, estremamente raffinati, che fanno però pensare, che fanno pensare ad una sindrome generalizzata di risposte. Qui si inserisce il concetto di eustress o eucrasia, perché dobbiamo dire che lo stress non è qualcosa di negativo, anzi, tutt'altro, senza stress non potremmo vivere. E c'è l'eustress, che dovrebbe essere quello, diciamo, normale, portato un po' a livello esagerato, a livello estremo, quando il livello di stress è sì rilevante, ma non provoca patologie. È una condizione ai limiti superiori della norma, ma che è pura quotidianità. Prendiamo, per esempio, dei Marines, prendiamo delle persone che lavorano ai grattacieli, come facevano una volta, ad altezze enormi, mangiavano là sopra, per loro è pura quotidianità, senza portarla a quegli estremi. Poi ognuno può vivere il proprio stress quotidiano in maniera soddisfacente e aumentare le sue risorse, diciamo, di fronteggiamento dei problemi. Il distress invece è quando c'è un'incongruenza fra quello che ti richiede l'ambiente e le tue capacità di esaudirle. Quindi non esiste di per sé un eustress o un distress, ma dipende molto relativamente dalle capacità che hai di fronteggiarlo, di porgli fronte.
In tutti questi casi del distress avremo cause di patologie sia psichiche che organiche, ovviamente. Gli individui, secondo Selye, possiedono un serbatoio di energia. Qui cominciamo ad avvicinarci per fronteggiare gli stimoli esterni. In base a ciò si determina il livello di resistenza al fenomeno. Tale serbatoio di energie che ognuno di noi ha e che deve perpetuare, conservare, mantenere, diciamo, in piena dotazione, si esaurisce facilmente però quando la gente è stressata o è particolarmente intenso o agiscono più stress insieme, oppure quando l'azione dello stress è prolungata nel tempo. E mi permetto di dire che spesso è meglio cambiare stress che vivere sempre con lo stesso stress. È una cosa che fa male. Alzarsi dal letto ed andare a dormire con lo stesso stress, conviverci, è la cosa peggiore che esiste. La condizione di eustress quindi è positiva, è fonte di gratificazione, ci sentiamo, diciamo, rafforzati quasi, quindi l'energia del serbatoio aumenta, si perpetua, aumenta la fiducia in noi stessi. Quella di distress invece esaurisce l'energia del serbatoio e lì sono guai. Quindi è un sistema molto complesso di bilanciamento sottile fra cervello e periferia che traccia gli effetti dello stress su specifici organi, tessuti, funzioni. È tutto estremamente correlato, raffinato, organizzato. Questo richiede appunto l'attivazione di molteplici fattori, fasi, funzioni, tessuti responsivi che devono lavorare in perfetto equilibrio. Allora, studio, lavoro, accadimenti repentini di qualunque cosa crea uno stress ed è una perturbazione dell'omeostasi dell'organismo. E quindi dobbiamo attuare delle reazioni regolative a livello neuropsichico, emotivo, locomotorio, ormonale, immunologico. E ovviamente questa è una reazione indispensabile e, attenzione, identica per tutti i tipi di stimolo stressante. Ciò si traduce nel famoso responso attacco o fuga, fight or flight, che è praticamente quello che dobbiamo fare per proteggersi dal pericolo insito nel superare l'ostacolo. Nel salto non dobbiamo cadere giù. Più precisamente sono quattro i responsi. Fight, ok, attaccare, flight, fuggire, ma anche il bloccarsi, il raggelarsi, il famoso gelsemium dell'omeopatia, il rimanere congelati. E poi il faint, svenire, che è un tipico, diciamo, responso che attuano molti animali, per esempio il fingersi morti. Quindi la risposta fisiologica utile ed efficace dell'organismo, se limitata nel tempo, però ha enormi risvolti patologici se diviene cronica di lunga durata. Quindi passare dalla fisiologia alla patologia e soprattutto passare dall'acuto al cronico. Come già stato detto qualcosa stamane, l'innata risposta allo stress infatti è programmata per essere acuta e corta come durata. Quindi il sistema uomo, diceva Sapolsky, è evoluto per resistere a fattori di stress intensi ma brevi, meno di 30 minuti, ma riusciamo a resistere anche di più. Chiaramente quando lo stress permane a lungo si creano gravi danni nell'organismo, sicuramente. E poi lo stress ieri e oggi, e vediamo le differenze, perché lo stress è chiaramente, la reazione da stress è differente, è la stessa, ma è differente, diciamo, il risvolto fra l'Homo erectus di 1,5 milioni di anni fa e l'attuale Homo sapiens sapiens. Queste due figure assolutamente diverse hanno però un genoma pressoché identico, pochissime cose sono diverse. E la reazione allo stress è identica, è la stessa, hanno la stessa identica reazione allo stress, solo che ora ci sono cause diverse e di durata diversa. Se una volta le reazioni di adattamento erano nel momento in cui si affrontava una belva o andare a caccia o una competizione con un altro simile per qualcosa, adesso un esame, mutuo, la frustrazione. Quindi avere una cosa con costrizione periferica, come accade nel momento dello stress, se devi cacciare, se devi ferirti, cioè pericolo di vita, tu sicuramente perdi meno sangue. Ma avere
o per esempio una glicemia alta, perché devi lottare, ma avere una vasocostrizione periferica, una glicemia alta, una pressione aumentata, perché devi fare un esame e parti da un mese prima, o devi pagare un mutuo, o per frustrazioni sentimentali o affettive di altro tipo, capiamo, soprattutto se la durata è lunga, quanto sia inopportuno e quanto sia pericoloso. Quindi il problema stress non è la risposta umana, che è identica, ma sono i fattori stressanti che sono cambiati, perché l'uomo ha la capacità di avere dei pensieri stressanti e di lì non si scappa. Un pensiero stressante ti crea tutto quello che nel tuo organismo, che è l'assetto di affrontare magari una pelpa o di un incontro di pugilato, però stai nel letto a pensare qualcosa di stressante con tutto quello che ne deriva. E il problema quindi non è l'interpretazione che si dà al fattore stressante, ma dalla preistoria ad oggi è cambiata la natura dello stress, la causa dello stress, che è cronica e psicologica, tutt'altro di quella che invece dovrebbe essere originariamente, per cui diciamo forse il padre eterno l'ha pensata. Lo stress ha quindi due facce, come un giano bifronte, ed è da una parte un responso altamente adattivo ai disturbi dell'omeostasi, che è necessario, che ci permette di vivere. Dall'altra, un fattore di rischio potenziale per un ampio numero di malattie. Dipende molto dalla durata. E quindi, se sono tutte, diciamo, informazioni e stimoli che passano dal cervello alla periferia e viceversa, in maniera affascinante, però allo stesso tempo possono insorgere problematiche di depressione, schizofrenia, sindrome post-traumatiche da stress, addiction, ma anche, per esempio, patologie come obesità cardiovascolari, organiche. E tutto questo dipende appunto dalla durata. Salih identificò tre fasi fondamentali, forse superate, ma che sono estremamente utili dal punto di vista didattico ancora oggi. La fase di allarme, quella di resistenza o adattamento o compensazione, e quella di esaurimento, definite sindrome generale di adattamento. Questo è un innato meccanismo di adattamento che abbiamo in noi e che consente di adeguare le reazioni all'imprevedibile variare delle circostanze. Cioè, arriva una mosca o qualsiasi altra cosa o una botta di vento, qualsiasi cosa proprio, e già noi dobbiamo modificare qualcosa per proteggerci, per cercare di adattarci a quella situazione, e dobbiamo procurarci l'energia necessaria per poterle superare, dobbiamo tirare fuori da noi stessi, quindi dobbiamo essere sempre più, diciamo, pronti possibile, al più presto possibile, e poi tornare appunto al più presto possibile a livello normale operativo, che poi viene identificato soprattutto con il livello di cortisolo di quel momento della giornata, perché ha un andamento circadiano, e vedremo quanto poi, se questo non accade, può creare dei problemi e quanto interessa, diciamo, l'attività mitocondriale. Lo stress acuto è una reazione da stress, appunto, breve durata, rapida fase di resistenza, perché un po' ci deve mantenere, e poi un immediato, ben definito, ritorno alla normalità. Corri di corsa, prendi l'autobus o il treno, finalmente ti siedi, a posto, ci si rilassa e torniamo in posizione, diciamo, di partenza ottimale. Nello stress cronico, invece, il momento della fase di resistenza può durare molti minuti, giorni, settimane, anni, e per qualcuno tutta la vita, e quello è qualcosa che ti logora continuamente, ti uccide. Per cui qui lo vediamo bene, lo stimolo in questo punto parte l'attivazione dell'organismo, si supera l'ostacolo e si torna alla situazione quo ante, ottimale per ricaricarsi e dai. Se invece siamo in distress, c'è lo stimolo, l'attivazione, ti prepari a fare il salto, ma non arrivi mai a chiuderlo. E quindi resta l'attivazione continua, è qualcosa, uno stillicidio di energie senza ottenere nulla. Quindi non c'è una disattivazione, vai a dormire sempre attivo, magari non attivo come al punto massimo, ma stai sempre, diciamo, a faticare per nulla. Siamo in un impegno energetico enorme per nulla, senza risolvere nulla, e magari è solo un qualcosa che abbiamo in mente, un leone dietro l'angolo che invece non c'è.
Vediamo appunto la fase di allarme e shock con cui i meccanismi di fronteggiamento, cosiddetti coping, sia fisici che mentali, aumento del battito cardiaco, pressione sanguigna, ipertonia muscolare, qui lavorano soprattutto le catecolamine. Nella fase di resistenza, compensazione, adattamento, c'è un tentativo di contrasto e si attiva l'asse ipotalamo, ipofisi, surrene, risposte ormonali specifiche, ma vanno quasi insieme, parliamoci chiaro, e infine l'esaurimento, e vedremo di che cosa si tratta. Qui vediamo alcune cose che ce lo identificano molto bene. C'è la fase di allarme con un momento di shock simpatico, prendere la rincorsa, la fase di controshock in cui qui si attivano il glucocorticoidi, e poi c'è l'attimo in cui si sta tornando nella situazione, nel baseline, ma mantiene, diciamo, un momento di resistenza in cui abbiamo un'ottima performance fino a un certo punto, poi comincia chiaramente a calare fino all'esaurimento. Vediamo come possiamo poi vederli. Ecco, per esempio, nella prima fase, soprattutto adrenalina e noradrenalina, nella fase di shock, poi si va nel controshock, in cui c'è la fase di resistenza, inizia con la performance, il cortisolo, scusate, è un ormone, ricordiamocelo, fondamentale, importantissimo, ubiquitario, non funzionerebbe niente senza il normale funzionamento del cortisolo, non funzionerebbe per esempio gli altri assi neuroendocrini, tipo l'asse ipotalamo, ipofisi, tiroide, ipotalamo, ipofisi, surrene, ipotalamo, ipofisi, gonadi, e vediamo che quando appunto il cortisolo lavora bene, la tiroide lavora bene. Poi, no, è la prima forse poi a fallire. E poi chiaramente si va nella fase di esaurimento. Nella fase di esaurimento c'è un esaurimento virtuoso ed uno vizioso. Quello virtuoso lo abbiamo nel momento in cui c'è rimasto un pochino una margine di energie, diciamo una riserva di energie sufficiente a, diciamo, fare un rilassamento, un po' di torpore, di tranquillità, come può essere dopo un incontro di pugilato vinto o dopo, per esempio, un rapporto sessuale, ci rilassiamo e godiamo anche quel momento la ripresa, diciamo, cioè il recupero. Né invece le energie le abbiamo esaurite, i nostri centraline energetiche funzionano poco, sono completamente esaurite, andiamo veramente in una fase molto critica in cui il recupero può essere difficile e a volte portare anche all'exitus o alla depressione cronica. Ecco, qui vediamo come nella fase siamo di eustress, fase di allarme ancora non è niente di particolare, è un momento quasi automatico, poi c'è la fase di resistenza, c'è la prima parte che non è eustress, in cui ottimizziamo le nostre capacità, anzi le affiniamo e ci compiacciamo anche di riuscire a essere, diciamo, in linea con le richieste dell'ambiente di qualsiasi tipo, ovviamente. Poi, dopo questo, andiamo al distress, all'esaurimento, perché dopo comincia a essere troppo, quindi la soglia di Selle. Qui vediamo anche un'altra rappresentazione e qui vediamo una curva gaussiana che comincia a essere questo tipo, andiamo troppo poco stress, forse la fase, diciamo, di inattività, si è un po' troppo così nulla facenti, che non fa bene naturalmente, siamo anche nella fase di sedentarietà che non è buona se non è troppo breve, poi andiamo nella fatica, ottimo stress, performance, esaurimento quando comincia a essere troppo stress, lì risistiamo ma sempre meno, infine andiamo nel burnout e qui lo vediamo qua, il distress, troppo poco stress, anche quello diciamo un distress va bene per il recupero, siamo nella fase di eustress e poi infine siamo all'esaurimento. Il sistema stress è costituito di due assi principali. Di solito si parla solo del primo asse principale, che è ipotalamo, ipofisi, surrene, che è il braccio neuroendocrino o chimico, ma esiste anche il braccio nervoso determinato, locus ceruleus, simpatico midollare del surrene, che è il braccio nervoso. Qui noi abbiamo chiaramente ipotalamo che secerne CRH, corticotropic releasing hormone, l'ipofisi, adrenocorticotropic hormone, l'ormone adrenocorticorpo che va al cortico surrene, libera cortisolo negli umani, corticosterone in molti animali. Di qua naturalmente abbiamo i nuclei ipotalamo delle cellule, dei nuclei parvocellulari dell'ipotalamo che vanno a stimolare il locus ceruleus, che non è solo quello famoso del trigemino,
ecco, scusate, che ogni tanto torno indietro, e produce noradrenalina. La noradrenalina è prodotta quasi tutta qui, d'origine nervosa, ed ha effetti sull'ipotalamo e la corteccia cerebrale. Poi locus ceruleus continua a lavorare dando un input al simpatico neurovegetativo, input di tipo simpatico, e va a stimolare la midollare del surrene e produce noradrenalina, che qui si produce il 90% di adrenalina e il 10% solo di noradrenalina. Questi due fasi, che prima erano dette, diciamo, si attivavano prima le catecolamine, poi il cortisolo, si attivano quasi contemporaneamente. Vediamo qui un attimino, per avere anche un po' visivamente l'immagine, la corticale del surrene, che è per l'80% corteccia, per il midollare 10-20%, ed è una ghiandola che, come ha detto l'amico già prima, Mauro, ha detto che appunto è in effetti la ghiandola che consuma a parità di peso la più grande quantità di vitamina C, ed è anche il tessuto che ha la più alta quantità, la più alta velocità di flusso sanguigno per grammo. Quindi qui abbiamo nella corteccia tre strati famosi: glomerulare esterno, che libera i minerali corticoidi con l'aldosterone, zona fascicolata intermedia, glucocorticoidi, cortisolo o corticosterone, zona reticolare, gli steroidi sessuali, soprattutto il DEA, che è il più abbondante, la midollare, va bene, lo sappiamo. E ora vediamo un attimino qui cosa accade, che è già stato, diciamo, accennato prima, quando siamo in stress, dalla fase, cioè sull'attività del cortisolo, cos'è? Allora, siamo nella fase di allarme. Nella fase di allarme, abbiamo detto, c'è una prima fase di shock di tipo simpatico e poi una fase di controshock parasimpatico immediata, quasi immediata. Ora dovremmo tornare nel baseline, in questo punto qui, che è il livello di cortisolo di quello del momento della giornata, perché ha un andamento circadiano. Ma mettiamo che continua a rimanere alto perché c'è un momento appunto di resistenza. Ora, se questo poi finisce, va tutto a posto. Abbiamo avuto un attimo di performance, ok. Ma se rimane alto questa richiesta dall'ambiente di cortisolo, questo stress prolungato che viene anche magari da noi stessi, dai nostri pensieri stressanti, questo cortisolo rimane alto. Allora, tanto andiamo questo. Il cortisolo è un ormone importantissimo che fa un sacco di cose, abbiamo visto, e che deve funzionare bene per far funzionare bene tutto. Ora, cosa accade? Il cortisolo, come tutti gli ormoni, mantiene i recettori vivaci, accesi, se c'è una pulsatilità, se fa un suo lavoro circadiano continuo, se c'è una pulsatilità dell'ormone. Ma se rimane alto, si sbarrisce questa pulsatilità e quindi si sbarrisce la sensibilità dei recettori. I recettori vanno in resistenza, quindi è come se non avessimo il cortisolo per niente. Quando è troppo, quando è poco, quando è nullo, è lo stesso, diciamo, effetto. Quindi, cosa accade? Noi sappiamo che il cortisolo è un ormone estremamente importante perché è un antinfiammatorio. È l'antinfiammatorio del nostro organismo che ci serve per continuamente sfiammarci. Abbiamo continue infiammazioni facendo qualsiasi cosa. Serve per sfiammarci continuamente. Quindi, il cortisolo, prendiamo ad esempio dell'ormone e il cortisolo, che è una forma estremamente ammansita di cortisolo, diciamo inattiva. Il cortisone, che cosa fa? Se lo prendi per 3-4 giorni è antinfiammatorio e antiedemigeno, ma se lo prendi per 20 giorni, un mese, diventa infiammatorio ed edemigeno. Ed è proprio quello che accade qui. Cioè, nel senso, questo silenziamento dei recettori non fa altro che disinibire un'infiammazione cronico-sistemica. Allora noi abbiamo stress cronico e soprattutto infiammazione cronico-sistemica, con tutto quello che porta nel macro e nel microscopio. Andiamo nella fase di allarme, lo vediamo meglio. Qui c'è il cortisolo che viene liberato dalla corticale del surrene, qui la vediamo meglio. Mi diverto un po' a fare queste cose, ci vuole tempo, però mi diverto. Corticale del surrene dalla zona fascicolata. Poi abbiamo catecolamine dalla midollare del surrene, 90 adrenalina, 10 noradrenalina, però qui li rappresentiamo nella midolla surrenale. E poi parte il DEA,
corticale, della corticale del surrene. E che cos'è? Da dove parte? Dalla zona reticolare. E appunto il DEA cosa serve? Allora, qui abbiamo cortisolo e catecolamina perché serve un rialzo della pressione e della glicemia in uno stress acuto. Dobbiamo essere performanti immediatamente. È un centometrista che parte, oppure un pugile che sferra un cazzotto, o essere pronti a schivare. Il DEA invece serve per compensare gli effetti catabolici del cortisolo e quindi è tutto perfettamente funzionante e performante in questo momento. Quando si va nella fase di resistenza, stress cronico, e più andiamo avanti e peggio è, abbiamo un'increzione di cortisolo enorme, perché il cortisolo è l'ormone dello stress cronico, è lui l'ormone dello stress cronico. Le catecolamine vanno a calare man mano e il DEA se n'è già proprio andato. Cosa accade? Parte poi anche l'aldosterone, e l'aldosterone è quello che mantiene alta la pressione e i liquidi, ed ecco perché anche abbiamo questi effetti a lungo andare dello stress cronico. Magari prima dimagriamo, stress più breve, e poi ci si ingrassa con tanti altri meccanismi, ma questo già possiamo cominciare a capire. In più c'è il famoso furto del pregnenolone. Il pregnenolone è la staminale degli steroidi, io la chiamo così, ed è quella che prende il via dal colesterolo e comincia e accade tutto questo, accade all'interno dei mitocondri, pensiamoci. Tutto questo parte il pregnenolone, il cortisolo si trasforma in pregnenolone e poi questo trasforma in tutti gli steroidi, cortisolo, aldosterone, ma anche naturalmente testosterone, estrogeni, eccetera, eccetera, e adesso vediamo una bella rappresentazione. Se l'organismo in quel momento ha l'asse HPA estremamente attivato, che diciamo la fa da padrone, fa l'asso, piglia tutto, allora cosa accade? Che serve tanto cortisolo, per cui tutto il pregnenolone viene furtato nella parte, diciamo, che va a produrre aldosterone e cortisolo soprattutto. E il DEA, tutto quello che va verso gli ormoni sessuali, il DEA, testosterone, estrogeni, viene a chiaramente diminuire. E questo è un motivo anche del caso in cui appunto durante lo stress cronico diminuisce un po' la necessità, diciamo così, il richiamo sessuale e tante altre cose. Una piccola parentesi, che però è una parentesi molto pertinente, e dico che oggi abbiamo molto fatto riferimenti ai problemi del Covid. Questo è uno studio primi del 9 marzo, no, 2020, cui è stato visto fin da subito, questa è una cosa che perlomeno si è vista subito, però ancora si vede bene, e qui arriviamo anche a quello che ha accennato Spattini stamane, che le comorbidità principali dei pazienti in Covid sono ipertensione e diabete, quindi chiaramente sindrome metabolica, grasso viscerale e tante altre cose. E quindi chiaramente sono i due punti fondamentali: ipertensione, intolleranza al glucosio, ipertensione. Ma noi abbiamo parlato fino adesso di stress cronico. E allora, sappiamo, vediamo questo schemetto. L'ipercortisolemia porta alla cortisolo resistenza, l'iperinsulinemia porta all'insulino resistenza. E chiaramente cortisolo resistenza identifica lo stress cronico, l'insulino resistenza identifica la sindrome metabolica. Ora, questi due ormoni normalmente sono antagonisti, uno alza la glicemia, l'altro la abbassa. Ma nel momento in cui stanno in resistenza, un iper tutti e due, abbiamo che il cortisolo inattiva l'insulina, infatti l'ipercortisolemia rende resistenti i recettori all'insulina. E in più praticamente cosa fa? Va ad attivare, a shiftare la glicolisi in gluconeogenesi a livello della tappa limitante fosfofruttoglicana. L'iperinsulinemia cosa fa? Inattiva il cortisolo. Per non andare troppo nel particolare, diciamo che l'iperinsulinemia, quando l'insulina, cioè l'insulina resistenza, parte disfatina e resistina, due adipochine importanti infiammatori. Quindi abbiamo che stress cronico e sindrome metabolica sono due entità non solo analoghe, ma assolutamente sovrapponibili e identiche per caratteristiche cliniche e patologie correlate. E allora vediamo che interleuchina 6 famosa, e mettiamoci anche TNF alfa, interleuchina 1 beta,
il didimero alto, la linfocitopenia, la troponina 1, la PCR, tutto questo identificano un'infiammazione cronico-sistemica, che è il comune denominatore sia della stress cronico che della sindrome metabolica. Quindi non solo i pazienti, diciamo, Covid che andavano veramente in terapia intensiva, forse erano quelli che avevano problemi di sindrome metabolica, ma poi anche di stress cronico, e le due cose spesso, diciamo, si sovrappongono. Allora vediamo, questi pazienti con reazione infiammatoria severa da virus, tempesta citochimica, eccetera, non era altro che piovere sul bagnato di un'infiammazione cronico-sistemica pregressa, che in gran parte derivava non solo da quello che t'eri mangiato, ma anche dall'altro che t'eri inghiottito come stress. Scusate il paragone, la metafora. E quindi abbiamo infiammazione, in reazione infiammatoria infettiva su un infiammatore, infiammazione cronico-sistemica pregressa asettica. E questa, se non ci fosse stata, questa sarebbe stata molto meno problematica, perché se questo è già un 60%, questo è un 50%, arriviamo a sfallire, ovviamente, come si dice nelle carte. Torniamo a bomba. Chiaramente il cortisolo alto non fa poi altro che il cortisolo ha un andamento circadiano, scusate se apro questa parentesi, ha un andamento circadiano che deve essere quello che ha detto Spattini, come ha già ricordato, alto la mattina per giusti motivi e man mano andare a finire verso le ore serali con un nadir lungo, diciamo, le ore notturne. Ora cosa accade? Che purtroppo si diceva prima che il cortisolo fosse l'ormone, l'unico ormone che non diminuisce con l'età. Non è assolutamente vero, forse all'insulina, ma ce ne sono altre. Però il cortisolo diminuisce nel suo valore totale, assoluto. Il discorso è che problematicamente, pericolosamente, aumenta quello serale, e spesso abbiamo una carenza mattutina, quindi insufficienza mattutina proprio perché è alto quello serale. Quello serale, essendo alto, mantiene una iperglicemia notturna che praticamente cosa fa? Tiene alto anche l'attività insulinica, quindi iperinsulinemia notturna. Tutto questo che cosa succede? Innanzitutto blocca il GH nella notte. Il GH, bloccandosi, non inibisce più la trasformazione di cortisone inattivo in cortisolo attivo a livello del grasso viscerale, soprattutto perché lì c'è una trasformazione, e quindi aumenta l'attività dei glucocorticoidi tramite la 11-beta-idrossisteroidoidrogenasi, la 1, non lo blocca più. Quindi accade questo problema. In più il GH, anche diminuendo, non trasforma la serotonina in melatonina, che ricordiamoci è oncostatica e quindi anticancro. Ma nel momento in cui noi abbiamo anche questo aumento dei glucocorticoidi a tutta forza, che nel grasso aumentano come azioni, diciamo così, che dovrebbe essere antinfiammatorio, ma visto che già siamo in resistenza, sono ulteriormente infiammatori. L'insulina alta aumenta il grasso, quindi aumento dei grassi e viscerali, aumento dell'insulina, aumento di cortisolo. Tutto questo non fa altro poi che andare anche a bloccare quello che è l'attività immunoprotettiva anticancro delle cellule NK, perché shifta in attività NH2 e TH2, che invece l'attività anticancro è TH1. Se siamo squilibrati verso TH2, non abbiamo più difese verso virus e cellule neoplastiche. Siamo nella fase di esaurimento, scusate l'attimo di divagazione, ma penso che fosse per capire quanto poi, quando c'è uno squilibrio, una disfunzione, tutto questo prende dimensioni sempre più ampie. Catecolamine, la fase di esaurimento l'abbiamo persa, no? Abbiamo un po' di DEA, l'abbiamo perso completamente, qui siamo giù anche con il cortisolo, l'abbiamo esaurito. E andiamo in ipocortico surrenalismo, ipocortisolismo, che poi alla fine è lo stesso dell'eccessivo cortisolo, della resistenza al cortisolo. Ma qui la cosa importante è che abbiamo esaurito il serbatoio energetico, il famoso serbatoio energetico. E allora andiamo dall'orto al parasimpatico, dal simpatico al parasimpatico. E qui accade appunto che se abbiamo ancora un residuo di energie,
lo viviamo in maniera anche adeguata, cioè io smetto di fare la guerra, mi siedo, mi riposo, vi saluto a tutti. Invece, se abbiamo esaurito le energie, ce ne andiamo veramente un po' in situazione molto critica. Ecco, qui vediamo quello che diciamo prima, velocemente, il pregnenolone è qui, che poi il progesterone e va verso corticosterone, cortisolo, e qui invece andiamo verso gli ormoni sessuali, prostenedione, deitroandrostenedione, testosterone, che si trasforma poi in stradiolo e estriolo. Ok. Per avere un po' la visione energetica. E qui entriamo nella visione energetica dello stress. L'energia sappiamo che è necessaria per sostenere la vita e consentire l'adattamento allo stress. Ormai lo abbiamo appurato, lo abbiamo acclarato. A livello cellulare, quindi l'energia è in parte, in gran parte, derivata dai mitocondri, ma non solo quello, che sono appunto organismi, organelli multifunzionali che hanno gli unici ad avere il proprio genoma, perché erano praticamente delle batteri che sono entrati in simbiosi nella cellula eucariota. Lo stress è un processo coordinato e dipendente dall'energia e qui i mitocondri hanno un ruolo fondamentale. Vediamo velocemente per capire anche chi non è proprio già dentro queste cose che i mitocondri sono tanti nelle cellule, però ogni cellula a seconda del tessuto, dell'organo di cui fa parte, ne ha più o meno a seconda della richiesta energetica. Per esempio il cuore ne ha di più, il cervello di meno, il fegato un po' meno. E vediamo che hanno tutte queste funzioni multifunzionali, sintesi ATP, produzione di rosso che è necessario, come ha detto l'amico Miceli, in quantità limitata, la regolazione del calcio, la apoptosi, la biosintesi di ormoni e tante altre cose. I mitocondri sono tutti intorno al nucleo perché hanno importanza, diciamo, correlano spesso con il nucleo, hanno importanza del nucleo, e hanno, non hanno una forma definita e neanche un numero, perché chiaramente, secondo il processo di fissione della fusione, rispondono alle richieste energetiche, biochimiche, dall'esterno della cellula. E quindi si fondono o si fissano, si dividono a seconda delle richieste che hanno. Quindi non sappiamo, non c'è mai una diciamo stabilità di forma o di numero. Quattro sono gli elementi principali che collegano i mitocondri allo stress. Allora, intanto l'energia è richiesta a livello molecolare, genetico, epigenetico, cellulare, organellare, sistemico per sostenere i componenti e delle risposte allo stress. Quindi è fondamentale, è il carburante fondamentale. Poi non dimentichiamo che glucocorticoidi e altri ormoni steroidei sono prodotti e metabolizzati dai mitocondri. Tutto il discorso della proteina star, eccetera, di tutte queste cose qui, del colesterolo, del papillomavirus, eccetera. Sono mitochine. Abbiamo parlato, oggi parliamo di mitochine, che sono appunto gli ormoni del mitocondrio, come le adipochine sono gli ormoni del tessuto adiposo, le miochine sono ormoni del tessuto muscolare striato scheletrico e tante altre cose. Reciprocamente i mitocondri rispondono ai mediatori dello stress neuroendocrino e metabolico. Quindi i mitocondri producono glucocorticoidi in relazione alla richiesta, ma i mitocondri stessi rispondono poi ai mediatori dello stress. Quindi è un discorso di univoco continuo. Inoltre è stato visto che la manipolazione sperimentale, gli esperimenti fatti sull'alterazione delle funzioni mitocondriali, sulla modifica delle funzioni mitocondriali, agendo sulle funzioni mitocondriali, altera le risposte fisiologiche e anche comportamentali, la ricerca del cibo e tante altre cose, e allo stress psicologico. Quindi le risposte allo stress psicologico dipendono anche dalla funzione mitocondriale. Ogni aspetto della risposta allo stress richiede energia. Tutte le reazioni enzimatiche, trascrizione, adattamenti comportamentali, rimodellamento strutturale a lungo termine di organi e tessuti, sono tutti alimentati e fondamentalmente regolati dai livelli di energia cellulare. Quindi l'energia serve per mantenere funzionante la macchina, mantenerla funzionante in maniera adeguata. Questo è importante. Il fabbisogno energetico è, non lo dimentichiamo, di qualunque stress, anche minimo, è al di sopra dei bisogni basali dell'organismo. Quindi già il passare dalla posizione seduta alla posizione eretta è uno stress, richiede energia.
uno stress minimo che neanche calcoliamo, ma già quello richiede un'attivazione di un'infinità di fasi, funzioni, molecole, eccetera, che devono funzionare perfettamente. E la richiesta energetica è al di sopra del livello basale. Quindi dobbiamo porre l'enfasi, l'accento, la sottolineatura sul legame fra stress ed energia, e quindi mitocondri. I mitocondri sostengono la vita e consentono essi l'adattamento allo stress, altrimenti quello che c'è, se dobbiamo adattarci allo stress, non lo potremmo fare senza i mitocondri. E qui vediamo, per esempio, vediamo che il ciclo della vita, no? Nella prima fase, la parte A, ciclo della vita, sono i cloroplasti delle piante che chiudono il cerchio con i mitocondri e viceversa. I cloroplasti cosa fanno? Sotto l'energia solare prendono dall'ambiente anidride carbonica e acqua per produrre ossigeno e substrati alimentari, carboidrati e lipidi soprattutto, ma anche proteine. Questi naturalmente vengono utilizzati dal mitocondrio dell'organismo umano per produrre poi fosfatasi, fosforilazione ossidativa e ATP, e poi rilasciare anidride carbonica e acqua che vengono riutilizzati dal mitocondrio. E si chiude il cerchio della vita. Molto importante quindi la difesa dell'ambiente, delle piante, eccetera. Ora, tutti gli stress di qualunque tipo vanno a interagire con il nostro organismo e interagiscono con le informazioni del nostro organismo, che sono appunto l'assetto ormonale, l'assetto determinato biologicamente codificato, appunto sarebbe il nostro genoma, ma anche le esperienze passate, tutto ciò che abbiamo avuto, quindi anche l'epigenoma, le proteine che abbiamo, il DNA e tante altre cose. Tutto questo, l'assetto endocrino, immune, metabolico, eccetera. Tutto questo crea adattamento allo stress, le due interazioni. Senza l'energia dei mitocondri non potremmo avere l'adattamento allo stress. Saremmo inerti a qualsiasi domanda da parte dell'ambiente e quindi non sopravviveremo. Ora, questo è chiaro che tutto questo viene ad essere modificato, noi veniamo modificati continuamente dalle forme di energia prodotte dal mitocondrio, che sono energia fisica, calore, ed energia chimica, ATP. L'energia fisica, calore, energia chimica, ATP, sono, per fare un parallelismo siderurgico, o di fabbro, diciamo così, quello che è il calore che crea malleabilità del genoma, e l'energia chimica ATP che serve da maglio per modificarlo, per creare la forma, e questo crea adattamento allo stress. Quanto sono importanti i mitocondri e che funzionano bene? Il carico allostatico mitocondriale, arriviamo qua. Allora, l'allostasi mitocondriale è praticamente la risposta a qualsiasi richiesta di ATP da parte dell'organismo e anche di altre biomolecole, ed è la richiesta appunto per creare la sopravvivenza della cellula, per riuscire a rispondere a tutte le demands dell'ambiente, tutte le richieste, eccetera. Fino a che tutto questo funziona in normale attività. Carico allo statico mitocondriale invece è il MAL, il mitocondrio allo static load, è definito come la disregolazione delle funzioni mitocondriali, risultante da cambiamenti strutturali e funzionali che i mitocondri subiscono in risposta a fattori di stress eccessivi, prolungati, oppure che non riescono dei mitocondri non ben funzionanti. Quindi qui comincia a essere importante la cosa. Qui vediamo che, per esempio, i cambiamenti di struttura e funzioni mitocondriali, anche la struttura importante, modificano la bioenergetica cellulare, portando alla produzione di segnali biochimici a cui la cellula e il suo genoma plastico, ossia l'epigenoma, hanno sviluppato una sensibilità particolare, particolarmente sensibile. La maggior parte del nostro genoma è sotto regolazione mitocondriale. Quindi i mitocondri parlano la lingua dell'epigenoma. E qui vediamo che, per esempio, nei pazienti con un difetto genetico che compromette il trasporto mitocondriale di ATP, i pazienti a riposo hanno un livello di catecolamine che è il doppio della concentrazione di un paziente sano. Capiamo quanto può essere importante quindi questa cosa. E vediamo anche quest'altro studio, che i mitocondri influenzano
tutti gli aspetti che sono stati valutati in questo studio dello stress, inclusi i livelli di cortisolo e catecolamine. Quindi, importantissimo, dobbiamo avere cura dei nostri mitocondri, perché ormai dimostrato da tantissimi autori che varie lo stress influenza la biologia di molte malattie, anche se esimi, diciamo, scienziati, esimi dottori, tipo, adesso non mi viene il nome, dicevano che lo stress non incideva nelle patologie. Allora, crescita del cancro e le metastasi, nel diabete, nei disturbi neurodegenerativi, nell'invecchiamento cellulare, declino fisico e cognitivo con la natalità, e questi, diciamo, sono solo una parte infinitesimale degli studi che sono su queste cose. Per cui i mitocondri regolano l'attività della risposta allo stress e il rilascio di mediatori allostatici, ma allo stesso tempo i mediatori della risposta allo stress influenzano la traiettoria della malattia. Quindi partiamo alla fine dai mitocondri. La disfunzione mitocondriale, il MAL, può contribuire a tradurre le esperienze stressanti in processi fisiopatologici. Quindi dipende dai nostri mitocondri se uno stress lo superiamo bene o ci porta alla patologia, non ce la facciamo a, diciamo, ad affrontarla, a superarla. Gli studi dell'ultimo decennio hanno posizionato i mitocondri all'interno dei processi cellulari correlati all'immunità innata e adattiva, di cui tanto si è parlato stamattina, di cui io farò degli accenni. Quindi entriamo, abbiamo parlato di stress, di mitocondri. Adesso parliamo di stress, mitocondri, immunità e ritorniamo a comporre il quadretto che oggi ho preso in considerazione, che è le tre, diciamo, campi assolutamente intercorrelati fra loro, interdipendenti. E vediamo il ruolo dei mitocondri sul sistema immune e l'infiammazione. Il DNA mitocondriale. Il mitocondrio è praticamente un, appunto, è un batterio alla fine, quindi il suo DNA mitocondriale è un DNA che deriva appunto dal batterio ed è immunogenico. E per esempio le sue proteine, che sono N-formilpeptidi, quelli che derivano da questo mitocondrio che viene liberato poi al di fuori della cellula, sono N-formilpeptidi, perché le proteine batteriche iniziano sempre con N-formilmetionina. E queste praticamente cosa fanno? Sono chemiotattiche per i neutrofili, per i macrofagi, i manociti, diventano macrofagi, per gli eosinofili. In più, naturalmente, tutto questo DNA mitocondriale che fuoriesce non fa altro che attivare il famoso inflammasoma di cui si è parlato da parte dei macrofagi, il rilascio di citochine e da creare un assetto, diciamo, pro-infiammatorio. Quindi, e creare, per esempio, stavo visto che si crea, è accertato questo, neurodegenerazione nell'uomo quando c'è DNA mitocondriale alto. Altra cosa... Mi perdoni, dottor Bartaro. E mi dica. 5 minuti. Ho finito. Viene, il shock protein crea l'infiammazione. C'è stato visto che la proteina, diciamo... la proteina di calore, shock protein, di termico, shock termico, 60, appunto, crea infiammazione, anche questo è libero dai mitocondri, e poi abbiamo il DNA mitocondriale, quello libero da cellula, che circola appunto nella frazione liquida del sangue, e anche questo crea infiammazione. Tutte queste sono mitochine che creano infiammazione. Andiamo velocemente, il DNA mitocondriale, libero da cellule circolanti, è rilasciato passivamente nel danno cellulare o da morte necrotica, o attivamente estruso tramite secrezione attiva dei mitocondri. È importante, è abbondante in malattie infiammatorie, tumori, infarto del miocardio, ed è un indicatore ormai prognostico, un marker di malattia e mortalità. Alti livelli sono stati associati a aumento di rischio di morte 4-8 volte, cosa fondamentale nei tentativi di suicidio. Questo tipo di DNA è risultato essere notevolmente elevato rispetto ai controlli e correlato con i livelli di cortisolo. Lo stato psicologico associato al suicidio potrebbe promuovere l'estruzione di questo DNA nel sangue. Questo amplifica il rilascio di TNF-alfa, chiaramente le mitochine come cccfmtDNA è una fonte di infiammazione sistemica cronica, sono correlati anche a indicatori di stress psicosociale. Ci sono quasi. I mitocondri sono essenziali per l'immunità innata e vediamo i mitocondri energizzati con potenziale di membrana attivo, attivano, reclutano la proteina di segnalazione antivirale mitocondriale nelle cellule immunitarie infette, queste si aggregano sulla membrana esterna mitocondriale,
Questo processo consente la risposta antivirale cellulare tramite l'attivazione a valle di NF-kB e fattori di regolatori dell'interferone. Traslocano nel nucleo e inducono l'espressione di interferoni di tipo 1, utili, e geni delle citochine proinfiammatorie, ossia l'attività TH1, che tanto certi, diciamo, posso dire, hanno ormai demonizzato. Ma l'attività TH1 è la vera immunità che abbiamo, è l'immunità dei giovani. Poi bisogna chiaramente modularla, però è il risponso infiammatorio utile antivirale. Se continuiamo con le tachipirine, con tutte le cose prese quando non servono, oltretutto, chiaramente spostiamo tutto in TH2, ci stressiamo ulteriormente, lo stress porta TH2, in TH2 ci beccano poi le patologie, quelle infiammatorie asettiche. L'ablazione del potenziale di membrana blocca questa attività di H1, i ROS mitocondriali in quantità giusta lo potenziano. I mitocondri sono essenziali per l'immunità innata, naturalmente il DNA mitocondriale che cola nel citoplasma può anche attivare i recettori come la sintasi ciclica GMP-AMP di questo DNA intracellulare, innescare una risposta immunitaria senza infezione asettica. L'effetto modulatorio sulla progressione malattia infettiva deriva da differenze biochimiche nella capacità di risposta mitocondriale. Quindi abbiamo un effetto modulatorio sui fattori psicosociali positivi e negativi, come supporto sociale e sintomi depressivi. Quindi la regolazione mitocondriale delle risposte immunitarie innate può interagire con i fattori psicosociali che influenzano le risposte immunitarie e la vulnerabilità alle malattie infettive. Il metabolismo mitocondriale regola le cellule immunitarie, infatti qui vediamo, abbiamo parlato degli M1, degli M2, macrofagi, TCD8+, TCD4, ringraziamo il Micheli che ha fatto un richiamo a questo, in glicolisi, attività metabolica glicolitica, si attiva soprattutto l'M1 e il metabolismo ossidativo, l'M2. Quindi anche qui c'è una... questo dei recettori ai glucocorticoidi che vengono traslocati. La cosa importante è questo, il ruolo dei mitocondri nella resistenza dei recettori ai glucocorticoidi, è importante. Quindi nello stato infiammatorio cronico di basso grado, perché i recettori vanno in resistenza, che caratterizza stress cronico di invecchiamento e risposte infiammatorie indotte dallo stress psicologico. Ora, i mitocondri possono anche collegare l'infiammazione, vabbè questo andiamo veloce, della L-acetilcarnitina, il metabolismo mitocondriale può rimodellare rapidamente sia le attività immunitarie che quelle neurali, che insieme influenzano l'attivazione e disattivazione di sistemi di risposta allo stress interfaccia mente-corpo, dello stress all'interfaccia mente-corpo. Dobbiamo avere cura dei nostri mitocondri. Tutte le cose specifiche le hanno già dette stamattina tutti i vari, diciamo, presidi che ci sono, anche sull'immunità, sull'attività fisica. Io dico velocemente due parole. Su questo possiamo parlare ore e ore, sulle miochine prodotte appunto dalla contrazione del muscolo scheletrico, magari senza diventare proprio così, però dobbiamo avere pure i nostri mitocondri mediante attività fisica. E allora l'esercizio fisico aerobico e anaerobico cosa fa? Va a stimolare il coattivatore, uno del proliferatore gamma del peroxisoma, il PGC1-alfa, che poi va a produrre l'irisina che vedremo fra un momento. Questo coattivatore del proliferatore gamma, coattivatore 1 del proliferatore gamma del peroxisoma, è un coattivatore di trascrizione e promuove la trascrizione e espressione di questa, ho già accennato prima, di numerosi geni, tra cui quelli fondamentali della biogenesi mitocondriale e dell'ossidazione dei grassi. Un esercizio adeguato, come è stato già illustrato da Lesimio Spattini e da altri, aerobico e anaerobico, attiva i nostri mitocondri, fondamentale. Vediamo qui, punto, esercizio fisico, miochine, tessuto adiposo, esercizio fisico. Attiva l'irisina, l'irisina, ILS, messaggero dell'IDEI, è una delle miochine, ma c'è anche l'interleuchina 6, eccetera, che abbiamo accennato prima, tramite l'attivazione del PGC1-alfa, biogenesi mitocondriale. L'irisina cosa fa? Trasforma il tessuto adiposo bianco in brown o beige, passando nel beige, attiva l'uncoupling protein 1, nel tessuto adiposo viscerale, nel grasso ectopico, sarebbe il grasso viscerale che per esempio in altre parti dell'organismo, sopra il cuore o anche a livello del palato molle, e va a sciogliere questo grasso producendo calore
energia fisica, sempre tramite i mitocondri, abbassa obesità, diabete e inoltre va a produrre il fattore neurotrofico BDNF, che cosa fa? Va a stimolare le nostre cellule nervose, a rigenerarle. Quindi muscle over mind, al contrario di quello che si diceva una volta. Qui vediamo velocemente il tessuto muscolare, attivazione, PGC1-alfa, PGC1-DNA, irisina, scusate se me ne faccio col dito, irisina che attiva il tessuto adiposo bianco, trasformazione invece, termogenesi, tessuto adiposo bruno. E qui i mitocondri fanno festa veramente, diciamo, nel lavoro al bene. Dobbiamo nutrire adeguatamente i nostri mitocondri. Torniamo a quello di prima. Per nutrire adeguatamente piccolo accenno i nostri mitocondri, abbiamo visto prima che serve ossigeno e substrati alimentari nella quantità, nella qualità e nella modalità adeguata. Ne è stato detto tanto, quindi cell food ovviamente, substrati alimentari d'altro tipo, assorbibili ovviamente, perché altrimenti è inutile, ci mettiamo solo un'altra zavorra addosso che è inutilizzata, e tutto questo è quello che ci serve. Per poi arrivare adattamento allo stress, che poi è la vita, e ottimizzare le nostre informazioni per affrontare qualsiasi tipo di stress. Ringrazio tutti e diciamo vi saluto per la prossima. Grazie. Grazie professor Bardaro, gentilissimo e sempre molto competente su questi argomenti, perché comunque non sono sicuramente, insomma, argomenti facili e temi che noi magari trattiamo anche tutti i giorni, ma ci sono sempre delle piccole formazioni in più, perché ogni giorno impariamo sempre qualcosa in più. Grazie.